Ieri 6-0 con il Benevento, i tifosi cosa ne pensano? Beh, il Benevento io la vedo più come una squadra della Serie B, per l'amor di Dio. Deve comprare dei bomber di sostanza, perché ovviamente la Serie A è tutta un'altra musica. Non è competitiva per loro. Ma il Napoli come ha giocato secondo te? Ottimamente, naturalmente facilitati in tutti i modi. Abbiamo un attacco non indifferente, il nostro piccolino che segna sempre. Complimenti a tutti. Sì, ieri il Napoli è stato strepitoso, però abbiamo giocato col Benevento. Con la Lazio sarà un po' più diversa la partita, perché la Lazio è molto più forte del Benevento. Quanto può essere vera questa squadra rispetto a quella poi vista in Champions con lo Shakhtar? Che l'anno scorso faceva errori con queste squadrette, mentre oggi prende i punti con queste squadrette. E lì si vince il campionato. Quindi il Napoli punta forte sul campionato? Sicuramente sì. Penso. Bellissimo, guarda, mi ha entusiasmato in modo eccezionale. Mercoledì ci sarà la partita verità, quella con la Lazio, il primo scontro importante della stagione. Puniremo anche loro, perché abbiamo un attacco che è favoloso. Sicuramente la partita con la Lazio sarà proprio la partita, cioè, importantissima, diciamo. Ieri la partita è stata un po' così, tanto per giocare. Ma quasi un allenamento. Quasi un allenamento, sembrava la partita del giovedì. Ma adesso dobbiamo vedere se siamo veramente forti. Speriamo bene, siamo qui, noi attendiamo che il Napoli ci dia soddisfazione anche mercoledì comunque. È una partita molto difficile, però noi con la Lazio la possiamo superare, perché secondo me le condizioni fisiche del Napoli in questo momento può battere la Lazio. È una partita difficile, è aperta. Il vero Napoli è quello visto ieri o quello di Shakhtar? Quello là, certamente quello di ieri, che quello là della partita della Coppa è venuto a mancare il centrocampo. Il centrocampo non esisteva proprio, dalla difesa subito passavano all'attacco, quindi è da bocciare quel centrocampo là. Ma io non sono un tifoso accanito, quindi non sono un esperto di... Ma il Napoli di questi tempi lo seguo con piacere, ci sta dando grandi soddisfazioni. Secondo lei può vincere lo scudetto? Secondo me è l'anno buono.